5 giugno 2013, dalle ore 18 in poi, le masserie didattiche, che ad oggi contiamo in tutta la rete ben 102 iscritte regolarmente all'albo, quindi tutte quelle che partecipano all'evento, aprono le porte per far vivere un'esperienza unica sotto le stelle. Oggi presentiamo la terza edizione di Masserie sotto le stelle e, come ebbi a dire l'anno scorso in questa stessa occasione, format che premia non si cambia, e quindi il 22 di giugno con la stessa organizzazione si rinnova questo evento che vuole aprire la stagione turistica pugliese. E dalle 18 in poi tutte le masserie didattiche che hanno aderito all'evento apriranno le loro porte per far vivere agli ospiti un'esperienza magica sotto le stelle, facendo laboratori didattici, percorsi naturalistici anche in sella a un cavallo o a un asino, per fare dei laboratori addirittura astronomici piuttosto che un percorso di yoga e trekking, e ovviamente danze popolari, musica, e tutto farcito dai nostri eccezionali prodotti tipici che raccontano il territorio e le tradizioni. Quindi si spera che il numero già consistente dei visitatori l'anno scorso possa aumentare, e soprattutto ci siano turisti. Tant'è vero, proprio in questa ottica, nella scorsa edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Milano abbiamo voluto preannunciare e presentare questa ultima edizione, proprio per invogliare e invitare i turisti a venire in Puglia e magari proprio in questa occasione partecipare a questo evento magico. Giorni all'anno di educazione ambientale ed educazione alimentare. Perdonatemi se nel pieno di quella che dovrebbe essere una festa ricordo un dato che è particolarmente inquietante. L'obesità tra i minori, tra i bambini e gli adolescenti viene segnalata dall'Organizzazione Mondiale di Salute come uno dei problemi sanitari ed economici crescenti. Un bimbo obeso diventa un adulto con problematiche sanitarie rilevanti e diventa un costo economico e sociale. Abbiamo lavorato perché questo patrimonio delle masserie fortificate di Puglia non finisse dentro le solite storie di abusi, di cemento selvaggio, di devastazione. Sono unità architettoniche uniche al mondo, abbiamo lavorato per proteggerle, e ora masserie didattiche, cioè sono non solo bellezza architettonica, sono depositi di cultura e di attività economica. I ragazzi, i bimbi possono frequentare le masserie didattiche per ricevere quegli elementi fondamentali di educazione ambientale e alimentare. 22 sera presso le nostre masserie, perché oltre a degustare i nostri prodotti che sono di grande livello, organizzeremo, come diceva giustamente la dottoressa Andrani, anche momenti goliardici che ci permette appunto di migliorare la nostra qualità della vita, che è anche quello fondamentale. Un altro momento che pensiamo di dedicare alla Puglia, ma soprattutto anche a tutti i nostri turisti, ed è un momento dove mettiamo a disposizione le nostre masserie, che hanno questo grande compito, quale quello di valorizzare le nostre vocazioni e le nostre tradizioni, ma soprattutto hanno un compito anche fondamentale, quello di far conoscere i nostri prodotti di qualità, e promozionare questa grande opportunità che la Puglia stessa mette a disposizione.
E poi un altro aspetto fondamentale è il ciclo formativo che la masseria mette a disposizione, e quindi tutto ciò che trasmette ai giovani, trasmette ai bambini, ma soprattutto trasmette ai nostri giovani che vogliono finalmente intraprendere in questo settore, quale quello dell'agricoltura, che è un settore fondamentale ed importante nella nostra Puglia. Le nostre masserie ci permettono di migliorarci in termini turistici, perché anche il successo del sistema turistico è anche grazie alle nostre masserie. Quindi è un momento importante di allegria, dove naturalmente racconteremo anche tantissimi belli eventi, tantissime belle tradizioni. E poi la cosa che mi piace molto, e mi riferisco soprattutto ai comparti della nostra regione dove c'è il mare, è che c'è una masseria in particolare che racconterà come si cucina il pesce, come si può valorizzare il pesce. Quindi anche la masseria riesce ad abbinare i prodotti agricoli ai prodotti del mare, quindi questo è anche un'attività importante. Masserie sotto le stelle, sabato 22 giugno a partire dalle 18. Info e programma masseriesottolestelle.com.